Benvenuti a Space dalla superficie del pianeta Marte, o quantomeno da quella più somigliante qui, sulla Terra. Andremo nel Regno Unito e in Belgio per incontrare scienziati ed ingegneri che lavorano alla missione ExoMars, uno sforzo comune europeo e russo per cercare la vita sul pianeta rosso. Vediamo di scoprirne di più. Ecco Bruno, il rover per la missione, un robotino a 6 ruote con una velocità massima di 2 centimetri al secondo e la capacità di guidare su Marte in modo semi-autonomo. È un banco di prova per il team di ingegneri che hanno costruito il primo rover progettato per cercare segnali di vita su Marte. Bruno è più o meno lo stesso rispetto al rover di ExoMars. Ha tutti i sensori e i comandi utilizzati per l'autoguida, a partire dalle 2 telecamere qui in alto, che gli permettono di vedere in 3D all'incirca nello stesso modo in cui vediamo noi, e così identificare le rocce e le pendenze di fronte a lui, per poi analizzare se qualcosa esula dalle sue capacità. Il rover dovrebbe apparire più o meno così quando atterrerà nel 2021. La sua unicità sta nel fatto che può perforare in profondità 2 metri sotto la superficie ed elaborare i campioni nel suo laboratorio di bordo. Una serie di enormi sfide a cominciare dal cambio delle ruote. Queste ruote metalliche sono davvero una parte importante del sistema di locomozione. Non è permesso usare la gomma perché è un materiale organico e se stiamo cercando di rilevare la vita su Marte, non vogliamo certo rilevare qualcosa che abbiamo portato con noi. Dobbiamo invece ottenere la stessa compressione della gomma in una ruota di metallo, che è esattamente il modo ottimale di lavoro di queste ruote. L'attuale modello è stato progettato in questa sala appositamente costruita vicino a Londra. Qui ogni componente e strumento arriva dai laboratori scientifici di tutta Europa, viene sterilizzato e quindi assemblato. In questo piccolo ambiente di forma quadrata verrà costruita tutta la parte elettronica del modulo di servizio del rover ExoMars. Come si può notare, tutto è assemblato in questa stanza, progettata specificamente per la missione. E se c'è vita su Marte, speriamo di trovarla proprio con questa missione. L'imperativo assoluto di non portare campioni di vita dalla Terra verso Marte significa che sono state prese grandi misure per mantenere il rover incontaminato. Ci sono state molte difficoltà per rendere gli strumenti pulitissimi, come pure tutte le attrezzature di supporto a terra. Anche questa struttura è così, tutti gli ingegneri elettronici possono lavorare sul rover, ma senza dover entrare nel vano asettico, perché è un grosso problema farvi entrare tutti gli attrezzi. La missione congiunta ESA-Roscosmos ha già lanciato la sua prima navicella spaziale sul pianeta russo, la ExoMars Trace Gas Orbiter, che è in piena attività da aprile di quest'anno. Dopo una serie di incontri, incluso questo negli uffici della polizia scientifica belga, il team ha ora selezionato il sito di atterraggio per la seconda missione ExoMars. Vogliono che il rover esplori una zona chiamata Oxyaplanum, un ex lago vicino all'equatore. Oxyaplanum è davvero uno dei posti più interessanti su cui fare indagini con un lander. In particolare attraverso la perforazione è possibile riprendere e fare analisi del materiale di superficie e del sottosuolo. Inoltre è un posto abbastanza sicuro per atterrare, perché sappiamo che la superficie è idonea, trovandosi ad un livello basso, in modo che l'astronave possa attraversare l'atmosfera e rallentare, avendo il tempo di reagire con conseguenza prima che atterri. La componente russa della missione è la piattaforma di atterraggio che trasporterà il rover ExoMars. La piattaforma dovrebbe essere carica di strumenti per misurare l'atmosfera su Marte, anche se il tempo per predisporli è poco. Senza dubbio il lancio nel luglio 2020 è un compito abbastanza ambizioso, perché l'attrezzatura scientifica della piattaforma di atterraggio si trova ad un punto particolarmente critico. Si è iniziato a svilupparla molto più tardi rispetto all'equipaggiamento sul rover. Ciò che la missione sinora ha insegnato è che Marte è un pianeta molto più vario e dinamico del previsto, come dimostrano anche queste immagini della videocamera elvetica Cassis sul modulo ExoMars Trace Gas Orbiter. Inoltre gli scienziati dell'ESA stanno rivelando acqua ghiacciata appena sotto la superficie in molti luoghi.
L'acqua su Marte è prima di tutto sotterranea, non si trovano laghi aperti, l'acqua è congelata, abbiamo il ghiaccio nel sottosuolo. L'acqua liquida è sempre stata vista come un prerequisito per la vita, non significa necessariamente che abbiamo vita lì, ma è un ingrediente di cui avremo bisogno per avere vita. La nostra visione di Marte si sta evolvendo rapidamente. Secondo gli esperti, ExoMars troverà segni di vita nel presente o nel passato? Sì, naturalmente. Spero che ExoMars trovi tracce dell'esistenza di composti organici sulla superficie di Marte. E naturalmente ExoMars è proprio la missione che dovrebbe farlo. È stata progettata per questo. Penso che abbiamo i migliori strumenti che si possano avere a bordo per essere in grado di rilevare la vita. Importantissima è la trivella per arrivare sul fondo e scovare possibili forme di vita, o almeno riconoscere qualcosa che lo era in vita. Questa è la cosa importante che nessuno ha mai fatto prima. La missione vedrà il rover ExoMars guidare per circa 4 km e perforare per 2 metri sotto la superficie almeno 6 volte. Se trovasse qualcosa, come sarebbe? Penso sia improbabile rinvenire omini verdi in questa fase. Probabilmente saranno batteri, perché tendiamo a trovarne nei luoghi più aridi della Terra. È la forma di vita conosciuta più resistente, quindi è abbastanza probabile che troveremo questo tipo di vita sotto la superficie. Dovremmo saperne di più quando il rover ExoMars atterrerà nel marzo 2021. Continuiamo a parlare di Marte qui dall'Airbus di Stevenage nella nostra sezione Ask Space, in cui raccogliamo le vostre domande sull'universo e le giriamo agli esperti. Il nostro ospite è Manish Patel, scienziato della Open University. Abbiamo ricevuto moltissime domande sull'esplorazione umana del pianeta rosso. Quando l'uomo raggiungerà Marte? Abbiamo da tempo programmato di inviare uomini su Marte. Siamo stati lì per molti anni con i robot. Penso sia giunto il momento per noi di andarci con esseri umani. Grazie ad aziende come SpaceX, le modalità commerciali sul mercato stanno cambiando le metodologie di lancio. E per questo, come ora, possiamo andare nello spazio, andremo anche su Marte. Quindi penso che entro i prossimi 20 anni, di certo nell'arco della mia vita, vedremo persone su Marte. Abbiamo ricevuto domande da persone che chiedevano come gli esseri umani effettivamente vivrebbero su Marte. Dovranno vivere sotto delle campane di vetro o sottoterra, reperendo ossigeno? Lei cosa ne pensa? Probabilmente l'uomo necessiterebbe di una sorta di cupola o una cabina in cui dovrebbe rimanere, come nella stazione spaziale, ma sulla superficie di Marte. Ciò lo proteggerebbe da radiazioni dannose, bassa pressione, ed avrebbe un'atmosfera respirabile. Uno dei punti fondamentali di cui avrà bisogno su Marte è ovviamente l'ossigeno. Se si può picchiettare il ghiaccio che sappiamo essere presente su Marte, quello che possiamo fare è separare idrogeno e ossigeno che formano il ghiaccio e poi sviluppare l'ossigeno stesso, che si può raccogliere e usare per respirare. Harvest and use for breathing. Thank you very much, Manish. Grazie mille per questi approfondimenti. Inviateci le vostre domande sull'universo usando l'hashtag AskSpace. Vi risponderemo. Intanto seguiteci su euronews.com.